pronti soccorsi che funzionano a singhiozzo, contagi tra gli operatori sanitari, mancanza di posti letto. Nella Napoli 3 Sud non mancano le criticità nei presidi ospedalieri da Sorrento a Torre del Greco nella gestione dell'emergenza sanitaria. Nella lunga intervista in collegamento con TV City, in programma questa sera alle 21, sulla pagina Facebook della nostra emittente, i coordinatori aziendali della CGIL e della UIL Funzione Pubblica, Michele Maddaloni e Gennaro Cesarano, fanno una fotografia puntuale e dettagliata della situazione nei vari ospedali dell'azienda, analizzando le difficoltà del momento e mettendo in campo alcune proposte per i vertici aziendali. Sotto i riflettori le difficoltà che vivono tutti i giorni gli operatori sanitari e le carenze della rete territoriale. I contagi che si sono avuti nel presidio di Bosco Teccase come sono sovrapponibili ai contagi che si sono avuti in tutti gli altri presidi ospedalieri della Napoli 3 Sud. Ma mentre negli altri presidi ospedalieri c'è una commistione tra quello che noi chiamiamo, tra virgolette, sporco politico, il percorso infettivo e il percorso non infettivo, sepsi e antisepsi, insomma come vogliamo dire, là nel Covid doveva essere una storia passata. Non è stato così, sicuramente non per colpe di chi dirige quella struttura e né tantomeno per gli operatori di quella struttura. Il problema è la non preparazione in questi settori. Noi non nasciamo, almeno in questa azienda, non c'è una sola unità operativa che si occupa di malattie infettive, quindi noi non nasciamo con questa peculiarità, non siamo attrezzati né preparati né formati ad avere tutte le precauzioni necessarie. Però l'epidemia c'è, l'epidemia bisogna combatterla, l'epidemia sta facendo i danni che sta facendo. I cittadini sono disorientati e chiedono risposte in termini assistenziali anche per le altre patologie. Aperti al momento i pronti soccorsi di Castellammare, Torre del Greco, Sorrento e Nola. I cittadini sono disorientati perché effettivamente non si riesce a dare, come dire, una sensazione anche di giusta assistenza. Ospedale territorio deve essere un'integrazione che si deve, come dire, concretizzare in tempi rapidi, se no non ne usciamo. Noi abbiamo ospedale, diciamo, che cura patologie Covid e no Covid come quello di Nola. Abbiamo l'ospedale di Castellammare che cura patologie Covid e Covid. Abbiamo l'ospedale di Torre del Greco, io parlo di pronto soccorsi aperti, quindi tre ospedali con pronto soccorso aperti, quattro, Sorrento, Castellammare, Nola e Torre del Greco. Quindi questi sono i presidi dove ci si può rivolgere per poi affrontare anche le patologie Covid, anche questo per dare un'informazione all'utenza. Chiaramente al direttore generale che cosa noi chiediamo? Soprattutto l'integrazione ospedale-territorio, la rete territoriale deve essere potenziata. Chiaramente è senza dubbio necessario aprire altri posti letto perché la gente ormai non sa più dove andare, quindi ritengo che comunque nelle strutture dove si può, mi riferisco alle strutture che già sono magari fanno già Covid, e eventualmente trovare spazi e risorse umane per poter aprire, perché non è possibile ulteriori posti letto senza personale. Poi dobbiamo anche dire un'altra cosa, le turnazioni nelle attività Covid devono essere congrue, non si può pensare di spolpare questo personale che sta in questi ambienti per orari prolungati che non rientrano negli standard nazionali. Certamente l'attività del 118 è sotto gli occhi di tutti che è in sofferenza, quindi anche qui un'attenzione e bisogna trovare delle soluzioni.